Let's play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami di Diddly, Italia Sharks, e vi do il benvenuto in questo sesto episodio su Hey Monster. Lo so, oggi vi aspettavate di vedere Entei, però non ho preso Entei, anzi quel video lo sto ultimando ancora, e vi ho portato Siete Spacciati. Va bene uguale? Più o meno sì, dai. Dai, è comunque leggendario, comunque è un Pokémon, quindi dovrebbe andare bene. No, comunque, a parte gli scherzi, non ho fatto uscire ancora il video su Entei perché mi sono reso conto che... Cosa? È un pezzo di merda! No, non sono un pezzo di merda. Mi sono reso conto che per catturare Entei ho bisogno di un'altra piccola cosa molto importante, ovvero un Pokémon che abbia falso finale, false swipe. Dato che nelle capsule ho trovato un Marowak che sta in allenamento, che a livello 27 impara false swipe, e devo raggiungere il livello 27 assolutamente, quindi ne approfitto per sfidare tutti coloro che vogliono sfidare il mio Pinsir in questo video e per andare avanti sconfiggendo la palestra di quel ceccato di Brock, perché, cioè, lo sai, Siete Spacciati, c'ha gli occhi ceccati nel cartone animato quello, non so come fa a vederci. Vabbè, sono cinesi. Ehi, alza il volume del microfono. E oltre a questo, quindi, cercheremo di raggiungere il livello 27 e Marowak dovrà imparare il nostro falso finale, con cui poi daremo la caccia a quel dannato Entei. Mi auguro di riuscire a catturarlo, anche perché dovrebbe andare meglio così. Sì. Anche perché sono arrivato ad avere 15 incensi. Me ne mancano altri 5, però li posso comprare. Quindi in qualsiasi momento possiamo andare alla cattura di quel bastardo fanatico. Ok? Ma non perdiamoci in chiacchiere. Siete spacciati. Sei spacciato. Il mio Pinsir contro il tuo. Lo vedremo tra poco, insomma. Ci stiamo per sfidare. E dovrebbe arrivare anche Anatoli. Devi levarli tutti. Sì, un attimo, cioè. E non è che in un momento ci sono da Pokémon. Uno! Me. Sei pronto? Vai. Mo' ha messo il Pokémon Polpetta. No, il Pokémon Buggati. Quello che dice il Pokémon Buggati. Ecco, il Pokémon Polpetta. Pokémon Polpetta. Dai, una polpetta. È una polpetta, è allora, giallo. Please give. Ecco, questa è la cosa che mi ha fottuto l'altra volta. C'è un timer di 5 secondi. Ragazzi, mi sa che vince lui, non vorrei dirlo. Però, dai. Ecco, sì, ha vinto lui. Ha vinto lui effettivamente contro il mio Pinsir. Vabbè, c'è anche a livello 29. Se avessi avuto il Pinsir a livello 29, forse potevamo, insomma, combattercela meglio. Però dai, va bene anche così. Ti ho dimostrato che il tuo Pokémon non è così leggendario, impossibile da come battere. No? Ma se ti stavo per ammazzare. Ma quando mai? Ma sì, solo perché è più veloce. Ti puoi curare. Come ti puoi con curare? Con quel Pokémon ti puoi curare? Ti posso curare e posso togliere confusione. Cioè, quel coso è là. Bene. Realizzato. Bene. Non mi ricordo che cazzo di squadra c'avevo. Prima. Pikachu c'avevo. Va bene. Io. Milan e Shiro. Vado a sconfiggere quel ceccato di Brock. Ci vediamo tra poco. Ragazzi, vedremo il nostro Pinsir. Se anche contro i Pokémon roccia è. Sì, cazzo. Perché questa è una mossa di tipo fighting. E quindi è debolezza di roccia. Oh mio dio, one shotati. Mamma mia, ragazzi, ho trovato l'erede di Bellossom. Cioè, la distruzione totale. Li stai tipo aprendo tutti. Insomma, non è che li sto proprio aprendo. Perché Pinsir è andato. Però con Bellossom continuo a one-shotarli. Comunque, Brock c'ha veramente i Pokémon forti, sono tutti blu. Ma non è Brock questo. Come non Brock? È lui, la palestra roccia. È la palestra, ma Brock sta dopo. Sì, vabbè, arriveremo a Brock. Tanto Brocco lui, Brocchi i suoi scagnozzi, cioè voglio dire. Non è che cambia. Sono tutte i broccoli. I broccoli staranno nella palestra erba, va bene? Perché sono un erba, sono un cibo di merda. Sì. Ok, ragazzi, ok. Siamo arrivati a Brock.
Mi sono ricaricato un attimo i Pokémon perché mi aspetto un Brock un pochino più potente del Brocco, insomma, che abbiamo trovato. Comunque avete visto, è cieco, c'ha gli occhi chiusi. Ah no, vabbè, sempre gli stessi Pokémon, ma vaffanculo. Io che pensavo. Che schifo, dai. Sti Graveler di livello 21 sono delle caccolette. Moi mi mette Onix. No, Rhydon. Oh, paura. Sì, sì. Che sarebbe un Rhydon alzato in piedi. E poi Onix. No, Rhydon, il suo figlioletto. E vabbè, anche Brock è andato a farsi broccare. Io vado avanti verso la scalata a livello 27. Ok, ho preso il badge roccia. E ora perché mi fa trovare i PG8 nella root di roccia? Perché? In base a quale principio? Io non capisco. Non lo capisco sto gioco. Cioè, beh, i piccioni. Tu dici un piccione ci sta sempre bene. Vabbè, probabilmente sarà questo. Ok ragazzi, ho finito anche questa route, che sarebbe la route, la route 7. Ci andiamo a prendere il nostro premio. Vieni qua, route 7. Non ho neanche visto che Pokémon si trovavano ragazzi, perché in questo momento non me ne frega una beneamata ceppa. Voglio solo avanzare di livello. Però siamo arrivati ad un punto in cui mi chiede di potenziare il terzo Pokémon a blu più 1. Io ne ho due che sono... fatemi vedere un attimo. Tu sei blu più 1? Sì, c'ho Bellossom blu più 1. Pinsir blu più 1. Io a questo punto potenzierei Charmeleon, perché è blu normale. Potenziamolo a blu più 1. Vediamo che cosa mi chiede. Allora, ho bisogno di un Pidgey di merda, uno Squirtle e un Nidorino. Nidorino, che me ne servono altri 7. Quindi vado a prendere 7 artbook blu di Nidorino e un Pidgey e uno Squirtle, e lo facciamo avanzare di livello. Eccomi qua, ho preso gli artbook che mi servivano. Allora, quindi, come si potenzia il Pokémon? Perché ho visto che qualcuno su Telegram me lo chiedeva. Allora, basta andare su Breck. Vedete, qua vi chiede quella blu perché ci dice che ne abbiamo 0 di 1. Io clicco su questa qui e faccio compound. Mi chiede 10.000 soldi, tanto di soldi ne ho a miliardi di milioni. Cioè, ne ho spesi 800.000 per potenziarmi gli slot del bag. Ce ne ho ancora 1.100.000, giusto per capirci. Dopodiché, una volta che abbiamo tutte le carte in regola, facciamo break. E voilà, il nostro Pokémon è diventato di livello più 1. Per farlo diventare di livello blu più 2, diciamo che sono cazzi di diabetici nostri. Ok, perché lo sto facendo io, e sì, lo è. Ok, testa di minchia, ho avuto i Pokémon livello blu più 1. Ok, mi fate andare avanti, grazie. Find the Black Belt on Route 7, Jude the Legendary Train. Ah, ok. Va bene, vado avanti con le quest e cerco di raggiungere il livello 27. Come vi dicevo, ci vediamo tra poco. Comunque ragazzi, ho scoperto una cosa a cui non avevo fatto caso negli scorsi episodi, ovvero che man mano che andiamo avanti di route, i Pokémon che troviamo hanno un livello, non livello inteso come numero, ma li troviamo con della roba migliore, cioè con grado blu, verde, eccetera eccetera, sempre a crescere. Ho appena infatti catturato un Meo di grado blu. Infatti Meo già ce l'avevo, se non sbaglio. Ah no, ma non ce l'avevo. Sì, ce l'avevo. Però questo qui è di grado blu, quindi diciamo che è un po' migliore. È un... No, ma quando lo catturi ti torna normale. Ah, è vero, lol. Che merda, ma vaffanculo, io già pensavo di poter... Ma va a cagare, va. Infatti c'ho due Meo. È una bella cosa, viste? Bellissima cosa, molto utile ragazzi, pensavo di aver catturato un Meo blu. Invece ho catturato un Meo merda. Va bene. Un Meo merda. Ragazzi, non ci avrei mai pensato che per catturare un Lediba di merda che mi ha evitato ogni tipo di stun avrei dovuto faticare così tanto. Cioè, sto da 20 minuti. No, 20 minuti no, ho esagerato. Però 5 minuti buoni per cercare di catturare sta merdina di livello Dizzy. Cioè, ma what the fuck? Mi ha evitato ogni tipo di paralisi. E ora penso che userò lo sleep powder per addormentarlo un po'. Sto deficiente. Ok, basta. Non me lo uccidere, per favore. Non lo uccidere. Non lo uccidere. Ehi, pure i cazzotti mi tira. Ma che cazzo di papone? Mi ha tirato i cazzotti. No, è morto! Ma che cagare! 5 minuti sprecati della tua vita per un Lediba. Ma va a cagare. Plum.
Tentativa numero 2. Proviamo a catturare un Gloom. Ce la faremo? Lo riusciremo a paralizzare almeno Gloom? Dai, è un grass poison. Potremmo farcela. Su, forza Pikachu. Scelgo te. Porca miseria, cattura un Pokémon del cazzo. Almeno uno, non tanto. Mi ha avvelenato. No, non mi ha avvelenato. Ah, meno male. Dai, dai. Oh, l'ho paralizzato. Tutti, ce l'ho fatta. Gloom di merda, che mi fai pure schifo perché ho tutte le tue evoluzioni, quindi ti butterò all'istante. Oh, benissimo, con tono shock gli togliamo la vita, piano piano. Sì, ciao. No, non è tono shock, è Thunderbolt, cioè con fulmine non gli tolgo un cazzo. Quick attack, vediamo quanto gli faccio. Dai, vai Pikachu! Ma no, me l'ha addormentato! Ma ragazzi, non ci posso credere, sti Pokémon livello merda, ci sto mettendo una vita. E dopo 11 anni finalmente abbiamo catturato sta merda. Che è veramente schifoso come Pokémon. Cioè guardate, c'ha la bava alla bocca e dorme sempre. E guardate le mosse, ce ne ha due doppione. Cioè Switch Scent due volte. Cioè ma che cazzo di Pokémon inutile è? È inutile. Poi non capisco perché cambiano le mosse, però vabbè. Forse perché ce ne ha. Ah sì, ho notato anch'io questa cosa, che quando li catturi poi gli cambiano le mosse. Aspetta, fammi verificare sta cosa. Forse perché si rendono conto che avevano delle mosse veramente inutili. E allora dice, vabbè, mo gliele cambio, perché sennò questi mi sputano in un occhio. No, il cacchio, me diciamo quello che ti ho fatto vedere io. Beh? Che aveva una mossa che dava più due, che dava più due attacco all'avversario. Sì. E confondeva. Buono. Quindi si colpiva da solo. E si faceva più male. Due. E come confondeva al 100%. Buono. In probabilità. Cioè, sono forte. E poi niente. Te l'hanno tolta. Comunque il mio Gloom non ha perso le mosse. Cioè ha mantenuto quelle mosse di merda. Forse perché erano di merda. Però quella doppiona, che non so per quale motivo aveva una mossa doppiona, è diventata una. Quindi vivere. Oh mio Dio ragazzi, oh mio Dio, ho scambiato 4 Pokémon di grado D di merda, erano 3 Meo e un Diglett, e ho ricevuto sto Pokémon bellissimo, è un Flying Ice, è bellissimo. Ho scoperto un'altra cosa, sì. Che è? Che è successo? Nel caso di un Pokémon qua. Nel caso? Invece di catturarlo per sbaglio lo uccidi il Pokémon. Beh, Puoi, per restare sempre dentro, usare di nuovo la carta, ti appare sempre lo stesso. È vero? Mi sa proprio di sì. O forse sei stato sculato. Probabile. Sì, dopo un'ora e mezza ho levellappato! Porca di quella paletta tozza, mi sono iniziato, cioè ho iniziato ad usare le energie qua a minchia per trovare gli artbook. A questo punto, visto che li ho trovate, mi porto pure Bellossom a grado blu più 2, signori, blu più 2, tanto nelle prossime quest me lo richiederà, quindi da fanchiappola c'è un Bellossom grado perché blu più 2. Faccio gli spoiler. Lui mi fa i big spoiler. Infatti, ad un certo punto qua mi dice che per andare alla devo andare come prossima quest alla Route 9. Io sono alla Route 8. Però per arrivare alla Route 9 devo essere di livello 28. E io come cazzo lo raggiungo? Lui mi ha detto: inizia a sparare 10 times. E ho trovato tutti gli artbook di sto mondo. Ok, signori, ci siamo. Siamo arrivati quasi alla fine del video. Speriamo che tutto questo lavoro funzioni. Perché se non funziona, giuro, mi suicido. Cioè, giuro. Allora, Breed, ti level up, Marowak, ti devo portare a livello 27. Perché così mi impari la mossa che mi serve a me. Ok. L'hai imparata? Non hai imparato un cazzo! Cosa? No, ragazzi, qua c'è il suicidio, ve lo dico. Ok, ragazzi. Tranquilli, il video è salvo, perché Marowak, sono andato a cercare sulla wiki, impara False Swipe, ma non ho fatto i conti col fatto che siamo con la terza generazione di Pokémon. Essendo nella terza generazione, lo impara a livello 39, ragazzi, e io non posso aspettare altri 12 livelli per finire questo video. Quindi ho shoppato, tanto avevo già intenzione di farlo, 99 centesimi per prendermi... Guardate un po' chi mi sono preso. Dove stai? Dove sei? Vieni qui, piccolo Scizor.
Eccolo qua il mio Scizor. Eccolo qui che carino. Il mio Scizor a livello 16 ha imparato, vi faccio vedere, la mossa False Swipe. False Swipe, in pratica, an attack that leaves the foe with at least 1 HP. In pratica, quando usi questa mossa su un Pokémon avversario, lo lascia con 1 HP. Vi voglio far vedere questa cosa subito. Allora, togli Snorlax, store in PC, e mi dai questo qui, questo putting bag. Ah, visto che stiamo, tu hai rotto i coglioni, non mi interessi più, mi metti il mio Scizor. Dove stai, Scizor? Eccoti qua, allenati, che mi servirai contro Entei bello forte. È chiaro. Allora, se andiamo per esempio alla Route 3, sì, per esempio alla Route 3, ragazzi, noi troviamo Pokémon di livello non basso di più, quindi è praticamente impossibile riuscire a prenderli. Però con questo, con il False Swipe del nostro Scizor, noi riusciamo a catturare qualsiasi tipo di Pokémon, non ci interessa quale esso sia, è tutto nostro. Ah, comunque, oltre a Scizor, ho avuto anche Gyarados, poi ve lo farò vedere nei prossimi video. Ok, ora ho davanti a me un Pokémon di livello 5, qualsiasi Pokémon lo shrotterebbe in 2 nanosecondi, ma io uso False Swipe. Swipe, ta-tan, un HP. Fantastica questa mossa, ragazzi. Ora catturare i Pokémon sarà veramente una figata. Ecco, ora gli tiro la mia bella Pokéball. Anche senza paralizzarlo, vabbè, siamo un grado, è un grado di merda, bianco, chi se ne frega. Dovrei riuscire a catturarlo. E cioè la mia strategia a cattura Pokémon infallibile. Eccolo qua, ho catturato in 2 nanosecondi il mio Pokémon di merda, a livello merda. Detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, commentate e condividete, per almeno per il fatto che ci ho messo 2 ore solo per registrarlo. Intanto questo video dovrebbe essere uscito l'ultimo dell'anno, quindi il 31 di dicembre, ragazzi. Domani è capodanno, domani siamo nel 2017, non ci posso credere. Quindi ci vediamo l'anno prossimo. Se siete arrivati a vedere fin qui il video, lasciate nei commenti hashtag Marowak fai pietà. Marowak fai pietà, perché mi ha fatto sclerare per un video intero. Poi, cioè, se compravo 99 centesimi 2 ore fa, avevo già fatto il video, insomma. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Siete spacciati, vuoi salutare? Ciao! È tipo la Befana è il 6 gennaio, non è ora, siamo al 31 dicembre. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti, ragazzi.